La blockchain cambia tutto, vuoi vedere anche che magari cambia il modo in cui concepiamo, disegniamo, progettiamo e scriviamo le applicazioni? Ciao a tutti e buon caffè, noi l'avevamo sempre detto, la blockchain porta cambiamento e a quanto pare sta portando anche una serie di possibili cambiamenti anche nel mondo dell'ingegneria del software, cioè di come vengono disegnate e progettate le applicazioni. Facciamo prima un breve cenno di storia. Andiamo proprio a macro blocchi, diciamo prima di internet i computer scrivevano esclusivamente i dati su file e ci si scambiava i dati tramite dischetto, arriva la rete, quindi le macchine possono parlare fra di loro, i programmi possono parlare fra di loro e il paradigma che viene adottato in questi casi, il più famoso, è client server, cioè c'è un programma che viene utilizzato solitamente dall'utente che fa da client per connettersi a un server, scambiare i dati secondo un certo tipo di protocollo e fare tutte le funzioni del caso. L'esempio più semplice è quello della mail, quindi io ho un mio programma, un client di posta elettronica, parlo al protocollo POP3 SMTP per parlare con un server dove sono le mie mail e io posso interagire con le mie mail tramite il mio client, ma grazie al collegamento con il server. Questo ovviamente è un'architettura completamente centralizzata. Con l'avvento della blockchain, cosa sta cambiando? Per certi versi il discorso dell'andare verso il decentralizzato c'è, però in realtà è ancora un po' sotto traccia. Quello che ho visto recentemente è che sono usciti alcuni paper che facevano, suggerivano di avere un utilizzo particolare della blockchain come intermediario per fini di sicurezza. Perché dal punto di vista della cyber security il problema dove sta? Che se io sono un server, il potenziale hacker che vuole fare danno si collega sempre facendo finta di essere un client, magari parlando col protocollo o storpiandolo un po', però fondamentalmente il discorso è: io per essere un server devo concedere a qualcuno di collegarsi direttamente a me, quindi devo lasciare delle porte aperte e non è soltanto in senso figurato. Ed è da quelle porte che poi passa l'attacco sempre, quindi che cosa si è ipotizzato di fare? Possiamo utilizzare la blockchain per inventare un nuovo sistema di comunicazione fra client e server che non ci esponga a questo rischio? L'idea più o meno è questa qua. Invece di permettere al client di connettersi direttamente al server, che cosa si fa? Si usa la blockchain come intermediario con quello che viene definito il metodo push-pull. In questo scenario il client non manda direttamente i dati al server o le richieste al server, ma fa una transazione verso l'indirizzo del server, o meglio l'indirizzo che sa che il server usa per lo scambio di informazioni. Solo successivamente, su propria iniziativa, il server si collega alla blockchain per vedere le transazioni a suo favore, se le scarica, fa le operazioni che ci sono segrete sopra e riutilizza lo stesso procedimento all'incontrario per recapitare i risultati o le operazioni che sono state richieste. Quindi mette i dati in blockchain all'indirizzo del client e lui poi alla fine va a prenderseli. Un'altra cosa abbastanza interessante di questo utilizzo potrebbe essere quella di avere già una prima fase, cioè una prima linea di difesa rappresentata dagli smart contract della blockchain, che dicono: tu devi darmi i dati, ok, io prima di far sì che questi dati possano essere prelevati dal server faccio una serie di analisi magari sulla formattazione, dimensione dei campi, tipo di contenuti eccetera eccetera, quindi una verifica formale della grammatica di questa richiesta prima di permettere al server di scaricarla. Quindi non c'è più un collegamento diretto e c'è una sorta di filtro intermedio rappresentato dallo smart contract. Ma è un modo furbo? È un modo fatto bene? È un modo lungimirante? Secondo me no. Non mi piace tantissimo questo approccio perché innanzitutto la blockchain si riempie un sacco di dati inutili che non sono quelli della blockchain. Voi ovviamente immaginate se questa cosa fosse effettivamente utilizzata per lo scambio di posta, ci sarebbero centinaia di mail ogni giorno per ogni singolo utente, si intasa la blockchain nel giro di niente e questo sarebbe ovviamente molto molto problematico. Dall'altra parte basterebbe dire che lo utilizziamo per altri tipi di funzioni che innanzitutto non siano real time ovviamente e che non abbiano, diciamo, tempistiche particolarmente strette e che possano avere senso anche rispetto al fatto che i dati rimangono lì per sempre, anche magari che sia utile questa registrazione perché ci porta dei favori poi successivamente. E poi ovviamente i dati che sono soggetti di questo scambio ovviamente saranno lì per sempre, quindi bisogna essere sicuri che siano pubblici. Secondo me l'idea di crittografarli non è proprio il massimo, perché proprio con il fatto che rimarranno lì per sempre, se quei dati crittografati poi tra
15 anni se trova una backdoor in quel sistema di codifica, una debolezza, una fragilità o viene superato dalla potenza di calcolo a disposizione, ovviamente quei dati lì cessano di essere privati e quindi diventano pubblici, quindi applicabile soltanto ai dati pubblici. Quindi la blockchain non si può usare per altro che le criptovalute, per altro che le transazioni, per altro che lo smart contract, e non andrà a impattare il modo in cui si disegnano le applicazioni? Secondo me no, secondo me ci sono delle altre modalità in cui potrebbe essere interessante fare della ricerca. Una cosa di cui mi sono reso conto ultimamente lavorando è che probabilmente l'introduzione della blockchain può far sì che nell'architettura client-server il server sparisca. Quello che ho notato ultimamente è che mi sta sparendo un po' la necessità di scrivere delle componenti server-side quando si parla di applicazioni in blockchain, perché quello che veniva cosiddetto il cosiddetto back-end sta diventando la blockchain stessa, lo smart contract. Ci sono un sacco di cose che la blockchain fa già per me, che possono essere appunto la validazione di alcuni parametri e via dicendo. Ovviamente un grano a salis, cioè facendo molta attenzione a quello che si fa e tenendo conto che gli utilizzi sbagliati ci possono essere, però il fatto di avere dall'altra parte la blockchain in molti casi mi ha permesso di dire questa operazione la facciamo con un server di back-end che deve fare alcune funzionalità di back-end, e di queste altre invece non c'è bisogno, perché tutto quello che serve per fare quelle operazioni non mi serve demandarlo a un server fisico, ma già la blockchain ha già tutto quello che serve per portarle avanti. E questo è un cambiamento molto molto grosso, perché vuol dire che tendenzialmente per alcune tipi di applicazioni potremmo assistere a uno sviluppo che diventa smart contract fatto bene, front-end con tutte le librerie che gli servono per parlare direttamente con un nodo in blockchain, e basta. Quindi la blockchain cambierà il modo di scrivere software, di fare applicazioni? Magari per alcune cose sì, potrebbe essere molto interessante. Commenti, idee, suggerimenti, spunti, qualsiasi cosa vi venga a mente nei commenti. Al prossimo caffè.